Ben ritrovati amici modellisti anonimi ed eccoci qui con una nuova avventura editoriale di Centauria. Stiamo parlando delle grandi Ferrari Formula 1 in scala 1 a 24, quindi una scala diversa dal solito, la nuova frontiera del collezionismo da edicola. Si parte con un modellino abbastanza recente, parliamo della Ferrari SF21 del 2021 pilotata da Charles Leclerc. Prima però di osservare il modellino, come sempre, uno sguardo al fascicolo. Prima parte dedicata alla vettura, la Ferrari SF21, quindi se ne descrivono le caratteristiche, da dove è nata, qual è stata la genesi di questa vettura. Bell'articolo da leggere, ricco di informazioni, abbastanza ben fatto devo dire. Poi si passa ad altri articoli, c'è una gigantesca, non è una gigantografia, comunque una fotografia in grande formato con un'altra didascalia, e fa riferimento al 18 luglio 2021, svolta britannica, perché fu proprio nel Gran Premio di Silverstone, adottando un nuovo fondo piatto, riuscì a ottenere prestazioni un filo migliori. Poi uno specchietto, una Ferrari SF21 in sintesi, quindi un'altra immagine della vettura, in questo caso si tratta di un disegno, e poi una scheda tecnica dall'impostazione atipica. L'ultima sezione dedicata a Charles Leclerc, quindi una monografia dedicata al pilota, se ne ripercorre la carriera e le avventure. In ultima pagina l'anticipazione di quella che sarà l'uscita successiva, la Ferrari F1 2000 pilotata da Michael Schumacher. Vedremo di cosa si tratterà e quale sarà la fattura della vettura. Ma adesso è il momento di osservare il nostro modello. Ed eccolo qua, a differenza delle altre Formula 1 in scala 1 a 24, con parziali anche sovrapposizioni di modelli, di tematiche tra le due collection. A differenza di quella collection, qui cosa abbiamo? Abbiamo una bella e utile teca. Il prezzo però non è naturalmente quello delle grandi Formula 1 1.24, lì siamo sui 25 euro, qui a regime saremo sui 30 euro, quindi un impegno economico notevole, con il plus di avere una collezione monotematica sulla Ferrari, le vetture anche recentissime, ma la possibilità di avere la teca per esporre in maniera degna questi modellini. Vediamo per ora il modellino un po' più da vicino. Lo smontaggio è stato abbastanza agevole, poiché le viti al di sotto sono, anche al di sotto della basetta, sono viti standard, viti a croce, non sono le viti X o quelle ad impronta triangolare. Quindi vediamo questa vettura in panoramica, vediamo prima su tutti i lati per poi poter analizzare meglio sotto tutti i dettagli. Vediamo di trovare una messa a fuoco buona, così potrebbe anche andare. Il modellino si presenta bene, fa un grande effetto scenico appena lo si vede, soprattutto nella teca, però poi è chiaro che dobbiamo analizzarlo più nello specifico. Partiamo come sempre dall'anteriore caratterizzato da questa bella ala, ben fatta, tutto sommato ben realizzata. Mi piace molto la parte relativa ai piloni di sostegno, tutto molto ben fatto, ben delineato, con tutte le linee davvero ben fatte. A proposito, bella la colorazione in questo rosso opaco, steso davvero davvero molto bene, in maniera molto molto uniforme. Vi dicevo, bello il muso della vettura, molto elaborato nella forma, e i sostegni, i piloni che sostengono l'alettone si staccano davvero bene. L'alettone anteriore è sostanzialmente ben fatto, i diversi piani alari sono scanditi da questa linea nera e sono collegati poi in senso verticale da questi sostegni verniciati in color alluminio. Forse un plus sarebbe stato avere anche questi diversi piani alari staccati l'uno dall'altro, ma
sarebbe stato forse pretendere un po' troppo. Bene anche le paratie laterali, purtroppo però non montate benissimo, sono montate un po' svergolate verso l'esterno nella parte alta. Le tampografie sono realizzate davvero molto molto bene, sono presenti ovunque. Come vedete ci sono anche i dettagli interni alle paratie verticali, di questi elementi che non so sinceramente a cosa servissero, però ci sono e sono veritieri. Proseguiamo lungo il muso della vettura, vediamo che è fatto tutto davvero in maniera molto accurata. Da questo punto di vista il modello è fatto molto molto bene, le forme della carrozzeria sono davvero scolpite e curate. Ritroviamo gli elementi che vanno a occultare la telecamera, poi andando verso la sale anteriore ritroviamo altre superfici e appendici aerodinamiche ben fatte, i tagli della carrozzeria che rispecchiano poi quelli della vettura reale, quindi molto molto bene da questo punto di vista. Bene le antenne, ben realizzate, ben montate, tutto il modellino in realtà è montato molto 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 bene, a parte le paratie verticali dell'elettrode anteriore, tutto il resto del modellino è davvero montato in maniera impeccabile, vedete, va bene, è tutto ben allineato, vedete come il sostegno centrale dell'alo si allinei perfettamente o quasi perfettamente alla telecamera, tutto montato bene nonostante la complessità generale del modellino. Ritorniamo alla sala anteriore, naturalmente le ruote anteriori non sono collegate da nessun asse come accade per i modellini 1.43, ma in questo caso mi sembra pure ovvio che non sia così. Gradevolissima la presenza di questo effetto fibra di carbonio, lo vedete bene sui bracci delle sospensioni anteriori, effetto fibra di carbonio che c'è un po' ovunque dove la plastica è allo stato nudo, vedete il fondo piatto, si vede anche sulle sospensioni posteriori, lo ritroviamo anche dietro l'alettone posteriore, quindi l'effetto fibra di carbonio c'è un po' dovunque tranne su questi deflettori laterali e le parti interne delle paratie verticali dell'elettrode anteriore, ma probabilmente è un effetto voluto, quindi erano probabilmente così. Anche l'alo, come vedete, e le telecamere mostrano questa trama effetto fibra di carbonio davvero di gradevolissimo effetto. Andiamo oltre la vettura, vediamo poi tutte queste, oltre la vettura, oltre la sala anteriore, vediamo tutti questi deviatori di flusso poco prima delle pance laterali, sono ben realizzati, gli spessori delle plastiche sono tutto sommato accettabili, va bene, va benissimo, molto articolati e molto puliti per quanto riguarda la realizzazione. Si va verso l'abitacolo, o le parti intorno all'abitacolo, abbiamo già detto dell'alo, veramente ben fatto, con tutte le decalcomanie del caso. Bene anche gli specchietti, ben realizzati nella complessità delle forme che hanno, benissimo il fatto che abbiano come superficie riflettente un elemento applicato a specchio, un adesivo a specchio, anche se piccolo comunque c'è ed è molto molto ben fatto. Bella la linea delle fiancate, molto molto curata la forma, davvero dal punto di vista della carrozzeria hanno fatto un buon lavoro. La base del modellino è Burago, saranno Burago i modelli riferiti agli ultimi due anni, mentre i modelli riferibili agli anni precedenti saranno di origine IXO. Per quanto riguarda gli interni, la fattura Burago un po' si vede, poiché non ci sono le cinture di sicurezza, o meglio sono stampate direttamente sul sedile, ma non è messa in evidenza con nessun tipo di colorazione. C'è il volante realizzato in maniera molto molto dettagliata, sia per quanto riguarda lo schermo centrale sia per quanto riguarda i tasti colorati, ma ho letto che forse non è corretta la disposizione di questi colori, ma va bene, ce ne faremo una ragione. Le tampografie sono ben fatte ovunque, vedete il tricolore presente qui su queste nervature, i deviatori di flusso delle pance, l'annerimento di questi sfoghi d'aria,
sì, un bel lavoro, un bel lavoro sicuramente. Le pance sono belle, sono scolpite, sono fatte davvero molto molto bene. Anche in questo caso tutti i tagli che vediamo nella carrozzeria rispecchiano quelli sulla vettura reale, quindi il lavoro è stato fatto molto molto bene. Bene anche tutto ciò che concerne l'area intorno all'airscope, tutto ben dettagliato, ben montato, mi piace molto. Vedete, ci sono dei passaggi che comunque già li vediamo anche nel 1.43, è normale che qui siano presenti e ben visibili. Si va verso il posteriore della vettura, abbiamo già detto del fondo piatto molto molto dettagliato e ben realizzato. Si va quindi verso la sala posteriore che mostra, la carrozzeria mostra questo passaggio di tono dal rosso opaco a quel rosso scuro che va a rendere omaggio alle vetture di Formula 1 di molti anni fa. Bene, le sospensioni o comunque i bracci delle sospensioni posteriori ben fatte, mi piace molto come realizzato, meno bene forse il terminale di scarico in plastica cromata, in realtà sarebbe stato meglio fare un metallo satinato, un metallo brunito, così sembra troppo plasticoso. Molto molto ben realizzato anche l'alettone posteriore, anche in questo caso gli spessori sono accettabili, i piani alari sono divisi, la colorazione è buona. Va bene, carino, molto articolato, ma comunque molto molto pulito per quanto riguarda la realizzazione. La vista posteriore ci mostra l'ala effetto fibra di carbonio, la luce posteriore, l'uscita dello scarico e il fondo piatto presumibilmente fatto a dovere. Per quanto riguarda il gruppo ruota, e qui anche in questo caso emerge forse la costruzione di tipo burato, quindi una costruzione non di tipo professionale, non di tipo modellistico in senso stretto, avrebbero potuto dettagliare meglio magari il canale del cerchio con manchino delle decalcomanie, ma anche il nome del produttore dei cerchi stessi. Vanno bene le ruote in plastica sufficientemente morbida, va bene, meno bene forse va all'anteriore, poiché mentre al posteriore il dado di fissaggio ha la forma corretta, all'anteriore è tutto molto più piatto e ha questo aspetto cromato che sinceramente non mi piace per niente, non credo dovessero essere così in realtà, ma va bene, ce li teniamo. Il lato destro è speculare al sinistro, non ci sono differenze, le considerazioni rimangono le stesse. La vista superiore ci consente di osservare il modellino nella sua linea, linea che dopo le pance si restringe notevolmente. Che dire, la vettura è bella grande, bella lunga, ma come sono lunghe le vetture di Formula 1 attuali, è inutile fare i confronti con le vetture del passato più o meno recente, poiché le dimensioni sono sensibilmente differenti. Vista inferiore, anche in questo caso troviamo una buona realizzazione, troviamo la parte inferiore dell'ala completamente nera, non c'è fibra di carbonio, però poi ritroviamo comunque tutte le varie paratie, tutti i vari condotti, tutte le varie superfici aerodinamiche o che comunque vanno a convogliare i flussi, abbastanza ben realizzate. Cosa dire quindi di questa prima uscita a 15 euro, che comunque è sicuramente da prendere, vale tutti i soldi spesi e ripeto, messa lì nella teca, questa vettura fa davvero un gran bel effetto. E poi comunque è una Ferrari, non dobbiamo mai dimenticarlo, quindi è bella in ogni caso anche per questo. Quindi una collection che parte magari non col botto, ma comunque parte abbastanza bene, dai, tutto sommato bene, a parte alcune cadute di stile dovute probabilmente al fatto che il marchio non sia specializzato in modelli alto di gamma, comunque modelli da negozio tra virgolette, non poi così giocattolosi, però dai, la base mi sembra molto molto buona. Che dire, un acquisto da fare assolutamente, perché il modello si presenta davvero bene a quella cifra, è davvero davvero un affare.
Grazie per avermi seguito, arrivederci alla prossima recensione.